benvenuti in un nuovo video. Oggi faremo un video versus. In tantissimi mi avete chiesto di provare il Kit Kat e paragonarlo con quello originale, quindi il Kit Kat proteico di Prozis paragonato a quello originale e quello lì già fatto. Ve lo lascio giù come link oppure andate sul canale, ci sono tantissimi video inerenti proprio in questo mese, in questa bolla natalizia. Quindi oggi proveremo insieme il Duplo. Allora, questo ovviamente è il Duplo originale. A me non fa impazzire, cioè sinceramente mi piace, è molto buono perché alla fine è nocciola, cioccolato, ok. Però io non ho mai assaggiato questo qui, non ho mai provato questo qui della Prozis Hazel Dazzle. Vabbè raga, comunque io, come ho fatto con i Kit Kat, vi lascio i valori nutrizionali sia di quello proteico che di quello Lio tradizionale. Metterei prima quello proteico così da avere proprio un gusto già a primo impatto molto deciso. Quindi vediamo. Sinceramente questo Duplo è molto molto decantato, però vediamo. Allora, l'odore, devo dire la verità, c'è uguale all'originale. Scioccata, veramente scioccata. Si presenta così, oh. Però più che un Duplo, lo sapete a me cosa sembra? Nutella Biredi? Come si chiamano? Quelli là di Nutella però che sono all'inverso, cioè fuori sono tipo di biscotto e all'interno cioccolato. A me sembra così guardando questo pezzo qui, oh. È venuta in mente sta cosa. Perché il Duplo originale non è farcito. Vabbè, andiamo a vederlo dopo. Penso che la mia faccia dice tutto. Dentro la cremina c'è, ma non si vede, però si sente. Il sapore è troppo troppo strano. Un cioccolato troppo deciso, troppo forte, che disgusto. E io ho assaggiato neanche un pezzo, cioè un pezzettino. No, disgusta proprio tanto, tanto proprio il cioccolato quando si scioglie. Per me è un nip. Una via di mezzo perché non è male, ma c'ha questo retrogusto troppo. Andiamo con l'originale. Beh, ovviamente sempre così. No, comunque anche l'originale è così. Aspettate però. No. C'è la nocciola dentro, la cremina. Va bene, no, buonissimo. Anche se ripeto, non mi fa impazzire. Un po' anche al tronchi, si chiama così, sì, non mi fa impazzire. Preferisco di più il Kinder Bueno, il Kinder Cereali, preferisco più questi qua. Comunque, raga, sinceramente questo è tanto 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 decantato, che è buonissimo, ci somiglia tantissimo. Raga, forse solo l'odore, ma proprio il sapore, ok, che ovviamente uno è proteico e l'altro originale, quindi cambiano le cose, cambiano. Però pretendo anche da quello proteico un gusto non così forte, 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 perché è vero che non sono uguali, però un sapore così o tutto non lo riuscite sicuramente a mangiare, mentre l'originale scende e voi dite: oh mio Dio, ma dove sta il Duplo? Con due morsi è finito.
quello originale date un morso, lo chiudete, e quello proteico date un morso, lo chiudete, e dite, oh vabbè, va bene così, sto a posto. No, sinceramente no, raga, fatemi sapere se voi l'avete provato, perché sapete che io sono sempre curiosa di sapere i vostri pareri, quindi per me questo si merita un 6, perché solo perché c'è lo stesso profumo, altrimenti un 5 era anche tanto. Invece il Duplo, questo qui, è un bel 7, 7 e mezzo, ci sta, perché comunque è molto buono. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando un pollice in su così io continuo sempre questa tipologia di video. Mi piace anche alternare tra, come il video di KitKat, che non vi ho fatto proprio un versus, ma abbiamo fatto proprio un assaggio generale, e così ce ne sarà anche un altro come il KitKat, però con un altro prodotto cioccolatoso che ho trovato, tante cose molto belline. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!